Dottor Attolico, com'è cambiato negli ultimi anni il modo di fare investment banking e quali margini, secondo lei, se ci sono di innovazione? Ma è cambiato nel senso che il mercato si è aperto progressivamente agli investimenti internazionali, quindi vediamo molta più attività cosiddetta cross border, quindi dall'Italia verso l'estero e dall'estero verso l'Italia, e quindi questo richiede una maggiore interconnessione all'interno anche delle nostre organizzazioni per essere sicuri di poter servire i nostri clienti al meglio in questo scenario che evolve. Grazie.